Oltre il 99% dei microorganismi esistenti in mare non è ancora stato studiato dalla scienza, eppure molti potrebbero essere utili nella lotta al cancro o ad altre malattie. Qui sulle rive del Baltico ci sono scienziati pronti a tuffarsi negli studi. Da molti germi marini nascono antibiotici che possono essere utilizzati in nuove medicine. Ci sono così tante specie che è difficile anche solo ipotizzare quanto ancora non sappiamo di esse. L'oceano ospita una incredibile varietà di microorganismi. Conosciamo solo una minima parte di quello che c'è nelle sue profondità. Scienziati sommozzatori raccolgono campioni in mari poco profondi in tutto il mondo. Alghe e spugne contengono svariati microorganismi che forniscono loro protezione dalle minacce ambientali. Oltre il 40% della biomassa delle spugne è costituita da batteri e funghi, quindi rappresentano un'ampia biodiversità di microorganismi che possiamo isolare in laboratorio per la produzione di molecole bioattive. Abbiamo le spugne ricche di microbi, ora come le trasformiamo in medicine? Nei laboratori del centro di ricerca Kiewitz, nella città di Kiel, i ricercatori estraggono un fungo dal campione e lo fanno crescere. I funghi producono naturalmente elementi biochimici che possono uccidere altre cellule come quelle cancerogene. Dobbiamo ricreare in laboratorio le condizioni naturali per questi microorganismi, nelle quali producono gli elementi di cui abbiamo bisogno. La giusta temperatura, i valori di pH, sostanze nutritive e ambiente biologico. La tecnica della spettrometria aiuta a focalizzarsi sui nuovi elementi non ancora studiati. Se questi composti risultano dotati di proprietà bioattive, potrebbero essere usati in medicina. I funghi possono essere davvero benefici per la salute. La penicillina è un noto esempio, ma ci sono anche alcuni ceppi che combattono le cellule tumorali. Per testarne le proprietà, le sostanze sono mescolate con cellule cancerogene e liquidi indicatori che reagiscono in caso di morte di tali cellule. Se la sostanza uccide le cellule cancerogene nelle provette, il colore cambia da blu a rosa. Così possiamo renderci conto di quali sono ad avere effetti sui tumori. Finora i ricercatori hanno isolato centinaia di nuovi ceppi, esaminato migliaia di sostanze estratte e sequenziato 3 genomi, restringendo una selezione di candidati per i futuri studi clinici. Se si guarda pochi decenni fa, il cancro era una grave minaccia per l'umanità. Oggi abbiamo diversi approcci per curarlo. Possiamo trattarne alcune forme con metodi sperimentati. Continuiamo a migliorare questi metodi e credo che faremo grandi progressi nei prossimi 10-20 anni.